Buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube per l'appuntamento di domenica 4 settembre con Economia in un clic. Sono finalmente, ci vediamo con il mio dir politico Alessandro Zagnotti da Tirana, Albania. Ciao Alessandro! Ciao Loredana, buona domenica pomeriggio a tutti i nostri web ascoltatori. Io desidero iniziare questa edizione del nostro video editoriale con un doveroso ricordo e omaggio commemorativo al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un uomo con solide e fiere e radici piemontesi, che alla guida dell'arma dei carabinieri sconfisse il terrorismo, però venne abbandonato dal governo dell'epoca nella lotta contro la mafia siciliana, abbandono che egli pagò con il prezzo della propria vita. Egli, nonostante questo, ha sempre dimostrato nel corso della propria vita una fede incrollabile verso le istituzioni. Egli disse un pensiero caro anche alla nostra linea editoriale, ossia che se c'è un potere che deve essere applicato, l'unico potere deve essere quello dello Stato e delle istituzioni, e questo potere non può essere delegato né a prevaricatori, né a prepotenti, né a disonesti, il che è perfettamente in linea con il nostro pensiero editoriale, che riconosce la piena centralità delle istituzioni. Per questo io voglio rivolgermi anche alla famiglia del generale e ricordarlo in questo modo. Sì, infatti tu hai fatto e quindi di conseguenza pubblicato un editoriale proprio personale per, diciamo così, il generale Dalla Chiesa, e questo siamo veramente tanto contenti. Bene, detto, passiamo, diciamo così, cambiamo argomento. Di cosa vogliamo parlare oggi per la nostra rubrica? Assolutamente, e diciamo che a proposito di istituzioni, questa settimana sarà molto importante per la cooperazione italo-albanese, in quanto il massimo rappresentante delle istituzioni italiane, cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 7 e l'8 settembre sarà nella propria visita ufficiale, che è la prima in Albania dall'inizio del proprio mandato, iniziato nel 2015, qui a Tirana, dove incontrerà, accompagnato e naturalmente dal nostro ambasciatore Fabrizio Bucci, i rappresentanti del sistema Italia nel paese balcanico e le massime autorità governative del luogo, a partire dal suo omologo Presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj. Quindi è ovvio, e Loredana, che si tratta di una missione presidenziale importantissima anche dal punto di vista economico, oltre che politico. Quali saranno poi, secondo te, quali saranno i temi trattati poi alla fin fine? Vabbè, sicuramente immagino che il ruolo di Mattarella in questa delicata fase politica italiana, in cui abbiamo un governo uscente in carica per l'ordinaria amministrazione, e un governo che a fine ottobre cederà il passo al vincitore delle elezioni politiche anticipate, è chiaro che la presenza di Mattarella qui a Tirana intende evidenziare con forza che, quale che sia il prossimo governo italiano, la posizione del nostro paese e nei confronti dell'Albania e dei progetti di cooperazione economica e strategica è un ruolo che non cambierà, che anzi andrà avanti, proprio perché l'Albania da un mese e mezzo è ufficialmente a colloquio con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea. Certo, quindi più sì che no, che farà parte poi della comunità in sostanza, no?
nella maniera più assoluta. Per questo io sono molto, molto, molto felice di questa missione presidenziale. Sono anche grato al nostro ambasciatore, alla nostra ambasciata qui a Tirana, perché l'arrivo del presidente e Mattarella offre un segnale di piena continuità della politica italo-albanese e della politica italiana in Albania, che ha necessità, quale che sarà il futuro inquilino di Palazzo Chigi, di rinforzarsi su versanti come l'energia. Non dimentichiamo che il gas dall'Azerbaijan, quindi Medio Oriente, arriva all'Italia grazie all'ultimo miglio del gasdotto TAP che è localizzato in Albania. Quindi il raddoppio della fornitura di gas dall'Azerbaijan all'Italia implica la costruzione di una nuova centrale di compressione in Albania, dove il ruolo della tecnologia italiana potrà essere un ruolo fondamentale. Non dimentichiamo inoltre che l'Albania è un paese molto legato al Made in Italy e quindi può essere un presidio per delle cooperazioni sul versante agroalimentare, per la lotta alla pirateria agroalimentare che soprattutto da Oriente insidia i nostri prodotti tipici, mentre in Albania c'è il microclima ideale, cara Loredana, tu l'hai sperimentato anche a tavola, per realizzare delle ottime collaborazioni nel settore eno e gastronomico tra Italia e Albania, a presidio della nostra unicità in campo food. Quindi i punti di colloquio potranno essere molti e dunque il ruolo del presidente Mattarella, unito al ruolo del presidente Bayram Begay, sarà un ruolo di garanzia, uno sviluppo dell'amicizia tra i nostri due paesi, che la situazione internazionale non solo fa arretrare, ma addirittura rende necessario il suo rinforzo. Perfetto, allora noi ci aggiorniamo per questo, per quanto riguarda l'esito poi dell'arrivo del presidente Mattarella nel paese albanese. E noi, se non hai nient'altro da aggiungere, ci possiamo al momento congedare qui, che tanto per noi, anche per Notizie in un clic, per i nostri contatti con le istituzioni di diverse categorie, questa settimana faremo bene sia dal punto di vista della cosmetica che dell'ambiente, dell'elettrico, e quindi non svegliamo nulla e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Cosa dici tu? Assolutamente sì, perché le istituzioni del sistema Italia in Albania, come confermano le missioni che abbiamo promosso, la prima assieme al professor Beppe Ghisolfi sui temi dell'educazione finanziaria e la seconda assieme ai parlamentari Vescovi e Gerardi, proprio sui temi che abbiamo trattato in questo video editoriale. La collaborazione del Sistema Italia è una collaborazione preziosa che legittima anche la qualità degli operatori privati. Per questo, come noi facciamo nostro il messaggio è di partenza, che l'unico potere è quello delle istituzioni ed è un potere che non può essere soppiantato né dai disonesti e né dai prevaricatori. Esatto, e noi nel nostro piccolo con Notizie in un clic, appoggiandoci alle istituzioni sia dal punto di vista editoriale e non, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e cerchiamo sempre di andare su questa falsa riga. Grazie per essere stato con noi, grazie a te e a tutti voi. Grazie ai nostri web spettatori e alla prossima.